Questo programma è offerto da Domenica 30 marzo 2014, benvenuti al VG8 7 giorni, raccoglitore dell'informazione più importante della settimana. Lunedì 24 marzo a Partinico un anziano vede il ladro in casa e poco dopo muore. Mentre martedì 25 marzo in Sicilia nuove indagini di Crocetta sui falsi poveri. Guardiamo insieme i servizi. Partinico, vede ladro in casa e dopo poco muore. È successo la scorsa notte a Partinico. Un pensionato di 65 anni, Gaspare Corso, stava per rientrare in casa con la sua famiglia, quando nella porta d'ingresso della sua abitazione ha riscontrato difficoltà nell'apertura. Poco dopo essere riuscito ad entrare in casa, si è accorto di un'ombra. Era quella di un ladro che, sentendogli rientrare, si è dato alla fuga dalla finestra. Subito Gaspare è prontamente scattato per cercare di acciuffarlo, ma poco dopo a bloccarlo è stato il suo cuore. Forti dolori al petto hanno fermato la folle corsa. La famiglia ha subito chiamato i soccorritori del 118 che hanno trasportato d'urgenza l'uomo presso l'ospedale di Partinico. L'uomo è deceduto nel trasporto in ospedale a causa di un arresto cardiocircolatorio. Sicilia, nuove indagini di Crocetta sui falsi poveri. Il presidente della regione Rosario Crocetta continua le sue ricerche nell'ambito dei redditi. Questa volta è stato scoperto un ASU con un reddito di 500.000 euro l'anno. L'uomo percepiva un contributo mensile di 500 euro. Continua dunque la lotta contro i precari falsi poveri, una vera e propria piega sociale che premia i ricchi togliendo risorse utili a chi ne ha realmente bisogno. Castelvetrano, coltivazioni illecite sul terrazzo di casa. Un pregiudicato di 28 anni è stato denunciato dai carabinieri del NORM di Castelvetrano per produzione e detenzione di sostanza stupefacente. Il ragazzo aveva creato sul terrazzo della sua abitazione una vera e propria serra domestica per la coltivazione di canapa indiana. All'interno della sua stanza era stato costruito un box in tela dotato di sistema di ventilazione, deumidificazione, illuminazione e riscaldamento, nel quale erano coltivate le piante di canapa indiana, 7 delle quali già fiorite e pronte per l'uso. I militari hanno trovato tutto il necessario per il giardinaggio e 2 quaderni sui quali il giovane annotava i dettagli della crescita delle piante e i vari accorgimenti per la loro coltivazione. La sua abitazione è stata perquisita con l'ausilio di 2 unità del nucleo cinofili dei carabinieri di Palermo. All'interno sono stati rinvenuti circa 140 grammi di marijuana custodita in contenitori di diverse dimensioni. Il giovane è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica del Tribunale di Marsala. Palermo. Precari assediano la città. Un gruppo di lavoratori ASU presedia l'assessorato regionale al lavoro. Davanti all'assessorato alla formazione, gli operatori hanno promosso un presidio. Dal 5 febbraio non sono più coperti dalla cassa integrazione, mentre giace nei cassetti la proroga degli ammortizzatori sociali sino al 5 maggio. Un centinaio di operai alla Keller sta partecipando a un sit-in davanti alla sede della prefettura di Palermo. Sono 190 gli addetti della società che produceva materiale rotabile a Carini in provincia di Palermo, senza paracadute sociale. Secondo fonti sindacali, la società spagnola Talgo, che produce carrozze ferroviarie, avrebbe manifestato interesse ad acquistare i capannoni dell'ex stabilimento Keller di Carini. Finora, dicono il neo segretario regionale della FIOM Roberto Mastro Simone e Massimiliano Buttitta della RSU FIOM della Keller, della politica non è arrivato alcun segnale concreto per dare risposte ai lavoratori sulla vertenza Keller. Intanto, una delegazione di sindacalisti di FIM, FIOM e Will è stata ricevuta in prefettura. Rendi fantastico il momento più bello della tua vita con eleganza, raffinatezza e stile. La Schiera, sala trattenimenti, ristorante e pizzeria. Contrada Piano di Scala a Corleone, strada statale 118, chilometro 40-500, telefono 091 8467 529. La spesa, vieni a farla da noi. Da Todis troverai i nostri prodotti con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Lasciati conquistare dal profumo della gastronomia.
La macelleria risponde a tutte le vostre esigenze con preparati vari di carne. Todis, contrada Filaccina a Bolognetta. Da noi, dal 17 al 30 marzo, il vernella a 2,09 euro. Lo svelto a soli 99 centesimi. Ben rientrati in studio, adesso ci spostiamo a Ficarazzi. Mercoledì 26 marzo firmate 4 ordinanze di sgombero, lettera anonima accende le polemiche. Mentre giovedì 27 marzo a Palermo sono stati svelati in retroscena sul mancato attentato ad Angelino Alfano. Guardiamo insieme i servizi. Ficarazzi, firmate 4 ordinanze di sgombero, lettera anonima accende le polemiche. Il sindaco di Ficarazzi, Paolo Martorana, il 13 marzo ha emesso ben 4 ordinanze di sgombero per 4 differenti immobili che risultano essere abusivi. Un edificio di ben 3 piani in contrada De Simone, 2 immobili appartenenti ai medesimi proprietari e siti entrambi in contrada Carbonaro, un edificio abusivo di Viale Europa. Gli immobili sono abitati da 4 nuclei familiari che dovranno lasciare la propria abitazione entro e non oltre il 17 aprile. La vicenda che ha sollevato non poche polemiche riguarda l'edificio sito in contrada De Simone. Una lettera anonima inviata a diverse testate giornalistiche da parte di alcuni cittadini di Ficarazzi ha acceso i riflettori sulla vicenda. La nota scritta prende di mira l'amministrazione comunale, accusata di essersi interessata alla vicenda senza però venire a capo del problema. Nel messaggio scritto si accusa l'attuale comando dei vigili, reo di non aver preso provvedimenti immediati anche dopo le diverse segnalazioni degli stessi cittadini. Il proprietario dell'immobile sito in contrada De Simone nel mese di gennaio 2013 aveva ricevuto ben 8 sanzioni dalla polizia municipale, ma nonostante ciò continuava imperterrito ad effettuare i lavori nella struttura, grande per estensione circa 800 metri quadrati. Nella missiva inviata dai cittadini si fa espressamente riferimento proprio al vertice del comando di polizia municipale di Ficarazzi, alludendo che il cambio di guardia che ha visto succedere all'ex comandante, l'attuale Filippo Oliveri, era avvenuto proprio per dar tregua agli abusivi. Palermo, svelati in retroscena sul mancato attentato ad Alfano. L'interrogatorio del pentito Luigi Rizza, sentito a Catanzaro, ha svelato retroscene importanti sugli attentati fortunatamente annullati nel 2010 contro Angelino Alfano e alcuni giudici siciliani. Le bombe fatte scoppiare a Reggio Calabria fecero saltare il progetto di Cosa Nostra di compiere un attentato contro l'allora ministro della giustizia. Il collaboratore è stato sentito nel processo con rito abbreviato contro i 3 presunti esecutori materiali degli attentati contro i magistrati di Reggio Calabria. Rizza ha riferito che nel 2009 ci fu una riunione tra le famiglie siciliane di Cosa Nostra, alla quale partecipò anche Matteo Messina Denaro. In quella circostanza fu deciso di preparare un attentato contro Angelino Alfano, accusato dalla mafia di aver inasprito il regime del 41 bis e di alcuni magistrati siciliani. In quella circostanza, ha riferito Rizza, fu dato mandato di consultare anche i boss che si trovavano detenuti. Mentre era in atto il consulto dei boss detenuti, ci fu l'esplosione della prima bomba contro la Procura Generale di Reggio Calabria e successivamente quella contro l'abitazione del Procuratore Generale Salvatore Di Landro. Il progetto criminale venne poi rinviato a causa di queste esplosioni. La Sicilia è una terra che merita di essere raccontata. I siciliani un popolo che merita di essere ben informato. La Sicilia e i siciliani avranno quello che meritano. E questo lo slogan del nuovo portale di informazione trinacrianews24.it. Il sito sarà online da mercoledì 5 marzo. Corrispondenti da tutta la Sicilia. Notizie sempre aggiornate su sport, spettacolo, politica, attualità. Un portale di informazione costituito da giovani universitari uniti non solo per la passione per il giornalismo, ma da un profondo senso civico che li porta verso il bisogno di raccontare la propria terra. Canale 8 Palermo sarà media partner ufficiale. Trinacrianews24.it sta arrivando. Noi siamo pronti. E voi? You sexy, sexy dancer.
rende ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria. Via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Rieccoci in studio, adesso ci spostiamo a Monreale, dove venerdì 28 marzo un anziano ha accusato un malore e poco dopo è morto in farmacia. Mentre proprio ieri a Montevago ha perso la vita un giovane 17enne. Guardiamo i servizi. Monreale, anziano accusa un malore e muore in farmacia. Un anziano di 76 anni è morto ieri mattina dentro la farmacia Pedone di via Pietro Novelli. L'uomo, Pietro Lo Iacono Corsini, aveva accusato un malore poco prima. Purtroppo, all'arrivo dei sanitari del 118, l'uomo era già deceduto. L'anziano, ex docente, dopo aver accusato il malore, si era recato presso la farmacia per misurarsi la pressione. Poco dopo, però, è crollato a terra e da quel momento ogni azione è stata vana. Il corpo è stato consegnato ai familiari. Montevago, morto ragazzo di 17 anni. Tragica notizia arrivata dalla provincia di Agrigento. Infatti, a seguito di un incidente stradale, è morto un ragazzo di 17 anni. Alex Sparacino, questo è il nome della giovane vittima, viaggiava a bordo del suo ciclomotore, quando ad un incrocio si sarebbe scontrato con un'automobile. Sul posto sono arrivati i carabinieri del luogo, ma per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. I motivi dell'incidente sono ancora da accertare. Siamo giunti al termine del VG8 7 giorni, raccoglitore dell'informazione più importante della settimana. Vi ricordo che potete interagire con noi attraverso la pagina Facebook VG8 Informazione, guardarci in streaming con il sito www.canale8.tk o attraverso il nostro canale YouTube Canale 8 Palermo. Per i ritardatari vi ricordo che dovete spostare le lancette del vostro orologio un'ora in avanti perché cambiate all'ora legale. Buona domenica e alla prossima settimana! Questo programma è stato offerto da inizio di settimana affezionati ed amici di ilmeteo.it. Previsioni per lunedì 31 marzo, un'altra settimana che inizia. Nubi diffuse su tutti i settori occidentali, al centro e al sud con qualche precipitazione, più soleggiato al nord. Ecco il dettaglio: al nord avremo una nuvolosità più compatta sui settori occidentali ma senza precipitazioni, più sole al nord-est, qualche debole foschia mattutina sulle pianure del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. Al centro nubi diffuse sulla Sardegna con qualche precipitazione sparsa, spesso alternata, schiarite, nubi più compatte anche sulle regioni tirreniche ma qui senza fenomeni associati. Piovaschi raggiungono anche le zone interne dell'Abruzzo nel corso della giornata con qualche occasionale temporale, più soleggiato invece altrove. Raggiungiamo le regioni meridionali dove molte nubi coprono la Sicilia e i settori occidentali della Campania. Piovaschi saranno possibili sulle zone orientali dell'isola e sparsi anche tra la Basilicata e la Calabria Ionica, più soleggiato altrove. Deboli nevicate in Appennino le avremo a quote elevate, venti deboli di direzione variabile su gran parte dei nostri bacini. Valori notturni in leggero aumento su tutte le regioni, compresi tra gli 8 e i 14 gradi su tutto il paese. Durante il giorno registreremo temperature miti su tutta la penisola e comprese tra i 17 e i 22 gradi ovunque. Amici, l'aggiornamento termina qui. La nostra sezione news del sito è sempre più ricca di notizie interessanti e articoli sulla nostra bella Italia. Visitatela, mi raccomando, è gratis, solo su ilmeteo.it. Ciao!
buona giornata con l'almanacco Barbanera. Oggi è il 31 dicembre, si festeggia San Silvestro. Il nome Silvestro deriva dal termine latino Silvester, col significato di silvestre, che vive o proviene dalla selva. Dice il proverbio: per San Silvestro ogni oliva nel canestro. Sono nati oggi Henri Matisse, Giovanni Pascoli, Anthony Hopkins. Il 31 dicembre 1969 si conclude il periodo transitorio per la creazione del mercato comune europeo. Precursore dell'Unione Europea, il mercato comune era l'area di libera circolazione di merci, servizi, persone e capitali. Il 31 dicembre 1970 si sciolgono i Beatles. Il gruppo musicale inglese era stato per 10 anni un fenomeno di costume oltre che musicale e il complesso di maggior successo commerciale di sempre. Infine, il 31 dicembre 1995, il Washington Post premia come uomo dell'anno Gengis Khan, il condottiero mongolo che costituì il più vasto impero terrestre della storia umana. Eddie Canto ha detto: rallenta e goditi la vita. Non è solo il paesaggio che ti perdi andando troppo veloce, ma anche il senso di dove stai andando e perché. Bentrovati con l'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762, lunedì 31 marzo. Ariete, vi darete da fare per modificare alcune prospettive per il futuro di coppia e familiare che vi richiederanno il coraggio di cambiare. Deciderete di accogliere il consiglio di un amico solo perché capite che è di cuore e disinteressato. Toro, il giusto equilibrio tra fantasia e realtà vi permetterà di trovare le soluzioni più adatte a questioni molto complesse ed intricate. Un cambiamento imprevisto vi farà innervosire e turberà i vostri programmi, ma dovrete adattarvi per forza. Gemelli, spronate ad una maggiore indipendenza le persone che tendono a rifugiarsi sotto la vostra ala protettiva. Ne sarete fieri e soddisfatti, siete generosi e comprensivi nell'accogliere le necessità altrui per contribuire a soddisfarle. Cancro, avete bisogno di tenere i conti sotto controllo, il che non vuol dire rinunciare a tutto, quando piuttosto agire con oculatezza e sagacia. Vi sentirete insofferenti nei confronti delle solite situazioni, circostanze, persone e vi imporrete con egocentrismo. Leone, avrete voglia di cogliere le belle occasioni che si presentano, ma non saprete calibrare le energie faticando molto e concludendo poco. Dovete lasciar maturare le idee, date tempo al tempo ed evitate decisioni dettate dalla fretta di concludere. Vergine, ragionare e riflettere è un bene, ma se esagererete correrete il rischio di vedervi sfuggire di sotto il naso le buone opportunità. Se non avete voglia di confusione e siete alla ricerca di tranquillità e quiete, rifugiatevi nella meditazione. Bilancia, con la luna in Ariete contraria a Marte nel segno insorgeranno con la persona amata diversi battibecchi e motivi di contrasto. Non potete chiedere al partner della libertà e poi mettere il broncio se pretende da voi le stesse concessioni. Scorpione, avete passato gli ultimi tempi nel tentativo di realizzare degli obiettivi che vi giravano per la testa, ma che adesso per voi non hanno importanza e che forse sono troppi i problemi che dovete affrontare e state rivedendo le vostre priorità. Sagittario, forte il desiderio che le vostre idee vengano riconosciute e condivise. Se vi guardate intorno troverete persone che pendono dalle vostre labbra. Organizzerete dei contatti sociali combinando incontri con personalità di spicco che potranno darvi una mano. Capricorno, ricordate che se il cambiamento a volte avviene al di là del vostro volere, la crescita personale è legata alla propria consapevolezza del vivere. Plutone nel segno è nemico della Luna in Ariete, insieme creano un mix di insoddisfazione e malcontento. Acquario, appoggiata da Venere nel segno, la Luna vi rasserenerà, vi farà godere la vita, vi farà sentire apprezzati dalla cerchia di amici. Avrete le carte in regola per trascorrere una piacevole serata con la persona amata a sognare un futuro insieme. Pesci, il carisma certo non vi manca, ma il meglio di voi stessi lo darete quando vi troverete ad illustrare le idee che da tempo vi frullano in testa. La vostra dialettica suadente ed il senso dell'umorismo vi attireranno nuovi estimatori e nuovi amici.